Ad Agrigento un video shock che riprende l'aggressione ad un cinquantenne lungo la via Atenea e diventa virale. Bastonata, ceffone e calcio in pieno centro. Indagine verso la svolta. Bloccata in tempo dalla squadra mobile di Agrigento una consegna di droga. Arrestate 3 persone. Il coronavirus non esiste più, è clinicamente morto. Le parole del primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, diventano un caso, fanno litigare gli esperti e dividono anche il governo. Gabriele Moncada è il neo presidente della Fortitudo Agrigento. I tifosi dovrebbero aiutarlo nella nuova avventura con un azionariato popolare. Ad Agrigento sono in corso indagini a seguito di un'aggressione a danno di un uomo di circa 50 anni, vittima prima di un colpo di bastone ad un braccio e poi di uno schiaffo e di un calcio. L'episodio avvenuto in via Atenea, nei pressi del circolo Empedocleo, è stato registrato. Il video è stato pubblicato sul web, divenendo in poco tempo virale, come si suole definirlo in tali casi. Lo stesso video è sotto esame da parte degli investigatori. Nel frattempo, l'uomo vittima dell'aggressione è stato soccorso in ospedale al San Giovanni di Dio, dove gli sono state prestate le cure necessarie. Indagini in corso del personale della squadra mobile di Agrigento, diretti dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, sulla presenza di 2 corrieri palermitani giunti ad Agrigento per lasciare una partita di cocaina ad un agrigentino, ma c'è il sospetto che avessero effettuato altre consegne. I 3 sono finiti in manette. Si tratta di Angelo Infantino, 30 anni di Agrigento, Giampiero Capaci di 38 anni e Giuseppe Giappone di 28 anni, entrambi di Palermo. Oltre alla polvere bianca sequestrata, una somma di denaro. Tutto quanto sarebbe stato frutto di un'accurata attività investigativa. Alla vista del trentenne, intendo a recuperare qualcosa dalle mani di uno dei soggetti, la decisione di intervenire. Il blitz in 2 fasi. Infantino è stato bloccato in via Letto dalle parti di via Garibaldi, proprio davanti ad un garage, nella sua disponibilità. Aveva un sacchetto contenente cocaina. I 2 palermitani invece, che si erano allontanati in auto, sono stati fermati in via 25 aprile. All'Agrigentino sequestrati quasi 53 grammi di polvere bianca e ai 2 corrieri 3.750 euro in contanti. Il Covid-19 dal punto di vista clinico non esiste più. Ne è convinto il primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva. Durante la trasmissione Mezz'ora in più su Rai 3, a proposito delle osservazioni sulla situazione della regione Lombardia, ha detto: mi viene veramente da ridere. Oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente una nuova ondata per la fine del mese, inizio di giugno, e chissà quanti posti di terapia intensiva ci sarebbero stati da occupare. In realtà il virus, praticamente dal punto di vista clinico, non esiste più. Questo, aggiunto, lo dice l'Università Vita Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo e direttore dell'Istituto di Virologia, professor Clementi, lo dice insieme alla Emory University di Atlanta, il professor Silvestri. Ma ascoltiamo il primario, Alberto Zangrillo. Io, se vuole, le dico la verità e gliela dico ufficialmente, in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Allora, oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese, l'inizio di giugno, per una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus, praticamente dal punto di vista clinico, non esiste più. Questo lo dice l'Università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell'Istituto di Virologia, professor Clementi, lo dice insieme alla Emory University di Atlanta, professor Silvestri. Tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale dal punto di vista quantitativo assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di un mese, 2 mesi fa. Lo dico consapevole del dramma
che hanno vissuto i pazienti che non ce l'hanno fatta, però continuare a portare l'attenzione anche in modo ridicolo come sta facendo la Grecia, credo proprio sulla base di un terreno di ridicolaggine che è quello che abbiamo impostato a livello di comitato scientifico nazionale e non solo, dando la parola non ai clinici, non ai virologi veri, cioè quelli che sono veramente professori e non che si autoproclamano professori. Il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Siamo fermi da 23 febbraio, circa 90.000 persone in territorio nazionale che sono fermi senza nessuna risposta da parte del governo nazionale e del governo regionale. Noi oggi qua siamo in una manifestazione pacifica appunto per chiedere al governo regionale di sederci in un tavolo tecnico, perché per noi le soluzioni per aprire i locali notturni, intrattenimento e discoteche la notte ci possono essere, soluzioni logicamente considerevoli e in sicurezza. Quindi perché non ascoltarci? Noi possiamo suggerirvi delle belle cose, suggerirvi appunto in termini tecnici quali possono essere le condizioni per riaprire i locali notturni. Aspettiamo una vostra risposta. Nello stesso tempo chiediamo i sussidi, gli ammortizzatori sociali, i bonus di sostenimento, le casse integrazioni. Dal 23 febbraio tutti coloro che lavorano in mondo nella notte sono stati abbandonati e in questo momento ci troviamo in grosse difficoltà. Aiutateci per favore. Tutte le discoteche hanno delle certificazioni che possono garantire la sicurezza delle persone. Il certificato di agibilità lasciato dalla commissione prefettizia rilascia appunto un distanziamento sociale già in tempi di pace di 1,20 m. Logicamente possiamo ricontrollare questo certificato di agibilità rilasciando un distanziamento sociale di 2 m. Logicamente il ballo è assembramento, ma tutti coloro che entrano all'interno della discoteca possono essere controllati come temperatura, possono essere controllati con le autodichiarazioni. I locali possono essere sanificati, i bagni possono essere sanificati con persone steward di sicurezza che controllano l'ingresso e l'uscita delle persone. Ci sono tantissime soluzioni per fare riaprire le discoteche e i locali notturni. Siamo totalmente in ginocchio, fermi dal 23 febbraio e praticamente non abbiamo nessuno spiraglio di ripresa, perché la ripresa statica nel mondo delle discoteche non è assolutamente contemplabile. Abbiamo solo bisogno di tornare a lavorare, come dicono qua i miei colleghi che sono. Perché praticamente non c'è neanche la speranza di ammortizzatori sociali, è tutto l'indotto fermo, affitti da pagare, utenze da mantenere e non abbiamo avuto nessuna risposta. Il tavolo tecnico deve essere immediato e risolutivo, perché le soluzioni si possono trovare. Fermo restando che sono sempre convinto del fatto che è arrivato il momento di cominciare a dare notizie più concrete e veritiere su questo virus, che sta curva che sale, che scende, che c'è, che non c'è, ma sarà qualcuno prima o poi tutto questo ce lo deve spiegare, ma intanto dobbiamo risolvere questo tipo di problema, che è quello che ci hanno fatto volontariamente stare fermi, e noi dobbiamo riprendere a lavorare. Da mercoledì 3 giugno gli italiani possono rimettersi in movimento dopo quasi 3 mesi di lockdown. Si potrà tornare a circolare liberamente tra una regione e l'altra. Al momento non ci sono ragioni per modificare la programmata riapertura degli spostamenti tra regioni prevista per il 3 giugno. A dichiararlo è il ministro Roberto Speranza, interpellato ieri sera al termine della riunione di Conte con i capi delegazione. Si attendevano infatti i dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno confermato che al momento in Italia non c'è alcuna situazione critica relativa all'epidemia di Covid-19. Confermata la data del 3 giugno, dunque, anche per l'apertura dei confini nazionali ai paesi europei. Per i paesi extra Unione Europea resta per il momento confermata quella del 15 giugno. Tracciata dunque la linea del governo e, come ha ribadito il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che nelle prossime ore sentirà nuovamente i presidenti delle regioni, di fronte a provvedimenti incostituzionali che limitino la libertà di spostamento, si ricorrerà al TAR per impugnare le ordinanze. Appare dunque superata la richiesta dei governatori di Sicilia e Sardegna, Musumeci e Solinas, di un cosiddetto passaporto sanitario per entrare nelle loro isole.
Si attende dunque una seconda ordinanza del presidente della regione siciliana Musumeci per confermare o modificare la previsione della quarantena di 2 settimane per chi arriva in Sicilia entro il 7 giugno. Non registriamo oramai da alcune settimane nuovi casi di positivi al virus, ma registriamo invece una serie di guarigioni che ci dà buona speranza per uscire definitivamente fuori da questa emergenza in cui siamo piombati. Va detto comunque che dobbiamo continuare a mantenere prudenza. In queste ore trascorse è stata emanata quella ordinanza, adottata da tantissime città italiane, capoluoghi di provincia, con tanti dei sindaci ci siamo confrontati e sono delle ordinanze ad Agrigento meno restrittive di altri capoluoghi di provincia e ciò lo abbiamo fatto compatibilmente con le nostre condizioni, diciamo, sanitarie complessive da cui proveniamo. Fino alle 21:30 l'uso degli alcolici sarà possibile per l'asporto. Dopo le 21:30 si potrà continuare a fare uso di alcolici, però il consumo deve avvenire all'interno dei locali e comunque all'interno degli spazi confinati che sono di pertinenza dei singoli esercizi commerciali nel rispetto delle norme anti-Covid. Questo serve a evitare fenomeni di assembramento nell'intorno, pericolosissimi fenomeni di assembramento nell'intorno. La chiusura fino al 7 di giugno è previsto fino alle ore alla mezzanotte e altro tema che è assolutamente utile: non si potrà fare uso di bottiglie in vetro per l'asporto, perché abbiamo visto quello che è accaduto in alcune parti della nostra San Leone proprio sabato scorso. L'indomani mattina è stato trovato un inferno di bottiglie rotte, molto spesso lasciate in ogni dove, come se sporcare, lasciare bottiglie sulla pubblica via sia un diritto che si ha. No, noi abbiamo un dovere di non sporcare, non abbiamo un diritto di sporcare. Molti hanno subito gridato contro, come sono molto spesso soliti fare. Così accadde quando dovetti prendere quella decisione dolorosissima, e so io cosa mi sia costato, di annullare mandorla in fiore. Sono gli stessi soggetti che mi hanno duramente, aspramente attaccato sui social con interviste, ecco, gli stessi che continuano nella stessa direzione. Va spiegata l'ordinanza. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha raccomandato al sindaco di Agrigento, so che lo ha fatto anche con tutti i sindaci della nostra provincia, ma a quel tavolo mi sono state date segnalazioni di una serie di criticità che nel weekend scorso si sono determinate, molte delle quali sui social sono state documentate, e sappiamo anche di tante, purtroppo, denunce che sono state fatte. Allora dobbiamo occuparci di evitare denunze, dobbiamo occuparci soprattutto della sanità dei nostri concittadini. Per cui l'ordinanza che è stata tirata fuori è un'ordinanza che fa in modo che questi 2 weekend che noi abbiamo davanti, che vedono ancora le norme presenti che vanno rispettate, possano svolgersi in sicurezza e soprattutto senza particolari rischi di assembramento e quindi rischi sanitari. Ragione per la quale ci stiamo cominciando a riprendere i nostri spazi di quotidianità, e crediamo che questa ordinanza, che comunque consente la quotidianità dei rapporti, e ha semplicemente dei limiti che noi speriamo possano essere superati il 7 di giugno, data in cui questa ordinanza scade, e ci si possa riappropriare, con le nuove ordinanze che verranno dalla Presidenza della Regione Siciliana, ci si possa prendere ulteriori spazi di libertà. Credo che sia l'adeguata e giusto contemperamento, primo, dell'esigenza di sanità che abbiamo, secondo certamente di ordine pubblico, e poi dell'interesse anche dei commercianti, che attraverso questa ordinanza credo non abbiano a patire ulteriori beffe, perché evidentemente quei controlli che poi vengono fatti rischiano di ritorcersi inevitabilmente contro l'esercente, che non ha evidentemente alcuna colpa di assembramenti nell'intorno dei propri locali. Quindi andiamo avanti con prudenza, finalmente ne stiamo uscendo, gli ultimi sacrifici
per poter dire speriamo l'abbiamo scampata. Durante il fine settimana i carabinieri del Comando Tutela Lavoro e di tutti i comandi provinciali dell'Arma sul territorio nazionale hanno intervistato oltre 1000 riders operanti per le principali piattaforme virtuali del food delivery al fine di acquisire informazioni utili alle indagini in corso delegate all'unità specializzata dell'Arma dalla Procura della Repubblica di Milano sulla gestione del rapporto di lavoro da parte delle citate piattaforme. Le attività dei carabinieri si sono svolte su strada e contestualmente in tutte le province, anche in quella agrigentina, ed hanno consentito di fotografare attraverso la voce dei lavoratori e delle condizioni reali constatate sul territorio le modalità di svolgimento del servizio e le forme di tutela loro garantite, sia sotto il profilo della sicurezza che sanitario. Buonasera a tutti, tifosi della Fortitudo Agrigento, mi presento di nuovo. Sono Gabriele Moncada, neo presidente della Fortitudo Agrigento. Oggi per me è un giorno bellissimo, emozionante, ma allo stesso tempo impegnativo. Mi ritrovo a sostituire mio padre nel ruolo di presidente con una missione davvero difficile, quella di salvare il salvabile, ovvero la categoria A2, ma nello stesso tempo dare un progetto futuro a questa società, sia che questa svolga il campionato di Serie B, sia che questa svolga un campionato di Serie A2. È ben chiaro che la piazza agrigentina è una piazza fatta di pochi operatori economici di un certo livello, quindi è davvero difficile trovare grossi sponsor. È l'unico sponsor reale che ad oggi si può ottenere nei tempi brevissimi che abbiamo per salvare la 2 è quello di un azionariato popolare. Per salvare la categoria grazie al contributo o la donazione da parte degli abbonati. La Fortitudo Agrigento è nata nel 1969 e quindi è una delle società più antiche della città, della provincia di Agrigento. È giusto che in un momento del genere la società apra la porta a tutti i cittadini, ma anche a tutti gli imprenditori che vorrebbero entrare a fare parte di questa grandissima famiglia. Fino ad oggi ci siamo emozionati tantissimo. Mi ricordo l'emozione della prima promozione quando ero ancora piccolino e lo sponsor della maglia non era ancora del gruppo Moncada ma era in Assitalia. Quindi mi ricordo le triple di Pratania, di Giovanni Castorina, mi ricordo l'anno della Serie C con Giovanni Gangarossa. Mi ricordo l'anno della Serie C con Alessandro Vecchio, mi ricordo tutte le promozioni, mi ricordo quando da solo ero a Bernarda contro un intero palazzetto, quando da solo ero a Rieti, sempre per sostenere sempre gli stessi colori. Quindi oggi vi chiedo in qualche modo di stare più vicino possibile alla società, sia contribuendo economicamente ma anche contribuendo facendo girare la voce e facendo arrivare il messaggio a tutti. Salvare la categoria è una cosa fondamentale perché vale sia a livello sia a livello di figura della nostra città fuori dalla regione Sicilia, perché Agrigento colpisce 12 province se non di più al di fuori della regione Sicilia. Riusciamo a far sentire i ragazzi fuori sede molto più vicini a casa di quanto realmente lo siano. E poi la domenica è bellissimo stare tutti in compagnia e sorridere dopo una vittoria.
Fino ad oggi questo è stato possibile grazie ai piccoli sponsor, ma soprattutto grazie ai grandi sponsor del gruppo Mongada. Oggi invece è giusto pianificare e strutturare la società in modo tale da dare una vita più lunga possibile e soprattutto la possibilità di sostenere campionati di livelli nazionali. Io vi ringrazio e nei prossimi giorni, spero lunedì sera, martedì, di presentarvi i primi progetti su come possiamo in qualche modo salvare la Serie A2. Vi ringrazio e ci sentiremo la prossima settimana. Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, schiarite alternate a nubi sparse. A sud, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni o velati, a sud, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti.